alla sua giunta e anche a quei consiglieri, perché possiamo formulare delle proposte importanti con passione, con voglia, con volontà, con una abnegazione per cercare di fare qualcosa per la società. Quindi auguri sinceri e buon proseguimento a tutti. E auguri anche al nuovo Presidente. Spesso si comprava anche l'acqua che beveva nel suo ufficio, nonché
lasciato, no, l'indirizzo su di questa scelta al sottoscritto. E quindi, detto questo, ci terrei, se sarà possibile, a richiamare, non richiamo bonario, è solo il termine, richiamare davvero quest'Aula a una grande lavorazione. Io credo che per tutta la città e tutta la città guardi con grande attenzione a quello che faremo a lei. C'è chi ha incarichi di responsabilità di governo, c'è chi ha incarichi di opposizione. Io sono nato facendo politica e facendo l'opposizione, non facendo la maggioranza e non governando. Quindi so cosa vuol dire stare all'opposizione. So cosa vuol dire essere anche fiero e orgoglioso di stare all'opposizione. Io però credo che oggi serva davvero uno scatto importante per la città di Pietra. Facciamolo tutti. Ci sono delle intelligenze in questa. Ovviamente ci sono la maggioranza, ci sono l'opposizione. Noi dobbiamo avere tutti, credo, se me lo permettete, questo tipo di umiltà di approccio a quest'Aula. Abbiamo vissuto momenti di grandissima tensione, proprio qua, io ero seduto qua, ma ero seduto al posto di Capo Capacci. Ecco, credo che si debba chiudere con l'esperienza, debba essere lasciata alle spalle, si debba voltare pagina, come giustamente ha detto più volte il nostro sindaco in campagna elettorale. Io credo che se avremo tutti questo approccio all'Aula, ai problemi, alle idee, alle sollecitazioni che arriveranno dai consiglieri comunali dalla Giunta, credo si possa davvero centrare un rilancio di Imperia per Imperia, perché questo chiedono, credo, le nostre generazioni, giovani e non giovani della nostra città. Io torno a dire, chiudo, con grande umiltà approccio a questo ruolo, perché so essere un ruolo istituzionale importante e fondamentale per il funzionamento dell'Aula, che è chiamata a quelle scelte di cui parlavo prima. Quindi grazie non solo ai consiglieri della maggioranza che hanno espresso il loro voto per me, grazie anche a quelli che non l'hanno fatto legittimamente, e spero insomma di essere all'altezza di questo ruolo, che per me è importante, per me è una grande gratificazione, proprio perché si muove in questo tempo di grandi cambiamenti. Grazie.